Il cordone ombelicale prima e dopo la nascita e le sue principali complicanze. Il cordone ombelicale è il funicolo che congiunge l'embrione alla placenta materna e apporta ossigeno e nutrimento al feto, eliminando i suoi prodotti di rifiuto. Si costituisce dopo che tutti gli annessi embrionali si sono formati e hanno assunto i loro rapporti tipici e normalmente contiene due arterie e una vena ombelicali. La lunghezza media di un cordone ombelicale normale a termine è di 55 cm e generalmente esso si presenta attorcigliato attorno al proprio asse da 5 a 10 volte. Dopo la recisione, che avviene alla nascita, rimane una porzione di cordone ombelicale detta moncone, di colore bianco-grigiastro e molle al tatto. La lunghezza del moncone varia in base alla distanza alla quale viene tagliato, ma solitamente è di circa 5-10 cm. Quando il cordone ombelicale si sfalda dopo la nascita, una parte delle sue strutture rimane nella base. I vasi sanguigni, infatti, sono funzionalmente chiusi, ma rimangono anatomicamente pervi fino a quando il cordone non cade e rappresentano possibili porte d'ingresso per l'infezione. Solitamente il cordone ombelicale va incontro ad un processo di essiccamento che dura al massimo 15 giorni, al termine del quale si ha la separazione tramite la sua caduta. Le principali complicanze sono le onfaliti, ossia infezioni neonatali, secondarie inadeguata igiene del cordone ombelicale, che rappresentano tutt'oggi un problema, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Infatti, sebbene il parto asettico e la cura rutinaria del cordone riducano drasticamente il rischio di infezione ombelicale, il tessuto necrotico ivi presente rappresenta un ambiente perfetto per la crescita batterica. Spesso le onfaliti sono polimicrobiche, ma i batteri maggiormente coinvolti sono Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Clostridium difficile e Proteus mirabilis. Le manifestazioni consistono in essudato purulento e maleodorante, rossore, eritema, cute calda e dolente nella zona periombelicale, edema, febbre, tachicardia o ipotensione. E le complicanze maggiori sono la fascite necrotizzante, la sepsi, gli ascessi della pelvi, retroperitoneali, cutanei o epatici, le peritoniti e la trombosi della vena epatica. Le infezioni derivanti dal cordone ombelicale possono essere prevenute tramite pochi ma importanti accorgimenti, quali il lavaggio sociale delle mani da parte dell'operatore o di chi viene a contatto con il neonato, l'igiene accurata del neonato, della sua cute e del cordone ombelicale e, non meno importante, la medicazione corretta di quest'ultimo. Che cos'è la medicazione del cordone ombelicale e a che cosa serve? La medicazione del cordone ombelicale è una pratica di routine eseguita su ogni neonato durante il processo di essiccazione del moncone, finché questo non cade. Prima di essere dimessa, ogni mamma deve imparare come eseguirla, in modo da poterla continuare a domicilio ed è quindi necessaria e importantissima l'educazione dei genitori. Attraverso una corretta gestione e medicazione del cordone ombelicale, non solo si prevengono le complicanze infettive, ma si riducono anche i tempi del processo di essiccazione e di caduta dello stesso, e lo stress materno. I principi della medicazione del cordone ombelicale sono la corretta igiene con soluzione fisiologica e il mantenimento del moncone asciutto e non esposto a rischio di infezione, motivo per cui lo si dovrà asciugare e coprire completamente con delle garze, fermandolo con della rete elastica e avendo cura di mantenerlo al di fuori del pannolino. Ad oggi esistono diversi metodi per la cura del cordone ombelicale: la medicazione quotidiana con soluzione alcolica, l'applicazione di soluzioni antimicrobiche o di polveri solitamente contenenti proporzioni variabili di ossido di zinco, talco o altri ingredienti, ma anche di polveri di esaclorofene o clorexidina, o di agenti antimicrobici quali la tripla tintura, le tinture di iodio, gli iodofori, la sulfadiazina d'argento, alcune pomate antibiotiche e la clorexidina alcolica, o ancora di latte materno, di antibiotici quali la neomicina o di tetracicline. Tali pratiche sono utilizzate maggiormente nei paesi sviluppati, mentre in quelli in via di sviluppo persistono ancora credenze popolari o metodi più rudimentali, quali l'uso di erbe tradizionali miste ad olio da cucina,
l'applicazione di cenere, fluido derivante dai fiori di zucca, banana essiccata, sterco di mucca, saliva, olio, burro o fango. Molti di essi non solo non portano alcun beneficio sul tempo di separazione e sulla prevenzione delle infezioni, ma sono addirittura nocivi, in quanto aumentano il rischio di infezione, essendo spesso contaminati da spore e batteri. Ciò che spesso non viene preso in considerazione è il non fare nient'altro che tenere il cordone ombelicale pulito, semplicemente con soluzione fisiologica e asciutto, senza applicare alcun tipo di soluzione. È inoltre necessario ricordare che l'uso topico di soluzioni per la medicazione del cordone non garantisce la sicurezza, in quanto, ad esempio, l'assorbimento sistemico di agenti antimicrobici può dare tossicità o altre reazioni locali, come l'irritazione cutanea, ustioni chimiche, sensibilizzazione al farmaco o dermatiti allergiche da contatto, soprattutto nei neonati pretermine. In aggiunta, gli agenti che riducono l'esposizione del cordone ombelicale alla flora batterica sembrano aumentare di conseguenza il tempo di separazione dello stesso. Infatti, nelle zone del mondo in cui le condizioni di igiene alla nascita sono scarse e in cui persistono le tecniche di applicazione di prodotti tradizionali al cordone, l'esposizione ai patogeni è maggiore e il tempo di separazione è generalmente più breve che nei paesi ad alto reddito. Dal confronto tra i diversi tipi di soluzione per la medicazione del cordone è risultato che il tempo di separazione è incrementato dall'uso di antisettici, quali la clorexidina, l'alcol e gli antibiotici, ma decrementato da quello di polvere di zucchero salicilico o di latte materno. Un tempo di separazione prolungato, però, non incide significativamente sulla contrazione di infezioni neonatali. Inoltre, non si trae nessun beneficio dal pulire il cordone ombelicale con acqua e sapone rispetto a lasciarlo essiccare senza applicargli alcuna soluzione. E, di conseguenza, non vi è alcuna evidenza scientifica a supporto dell'uso di soluzioni antisettiche in ambiente ospedaliero, in quanto si deve considerare anche il fatto che esse, prolungando il processo di separazione, aumentano anche la durata dell'assistenza neonatale e quindi il suo costo, mentre l'essiccazione naturale è decisamente il metodo più semplice e veloce. L'incidenza di infezioni è significativamente ridotta dall'uso di clorexidina nei paesi in via di sviluppo, nei neonati pretermine, in quelli con basso peso alla nascita e nelle unità di terapia intensiva, ma non nelle situazioni di normalità e nei paesi sviluppati, in cui, anzi, non vi sono evidenze scientifiche che denotano una differenza tra l'uso o meno di soluzioni antisettiche. Il tasso di colonizzazione batterica non sembra essere strettamente correlato all'incidenza di infezioni neonatali, per questo negli ambienti ospedalieri non vi è motivo di raccomandare la medicazione del cordone ombelicale con soluzioni antisettiche. La World Health Organization raccomanda quindi, dal 1998, l'uso dell'essiccazione naturale, accettando, in alternativa all'esposizione all'aria, una minima copertura con un panno o una garza pulita. E l'uso di soluzioni antisettiche ad uso topico, come la clorexidina, solo nelle situazioni in cui le condizioni igieniche sono scarse e i tassi di infezione sono alti, quindi nei paesi in via di sviluppo. La medicazione del cordone ombelicale è perciò fondamentale al fine della separazione spontanea del moncone dall'addome del neonato in tempi rapidi e della prevenzione delle infezioni neonatali. Avvertenze. In ambiente ospedaliero è importante che vengano utilizzati i dispositivi di protezione, come i guanti monouso non sterili, al fine di ridurre la trasmissione di microrganismi, mentre a domicilio non serve che i genitori li utilizzino, è sufficiente che si lavino accuratamente le mani con acqua e sapone. La pulizia del cordone ombelicale deve essere eseguita almeno una volta al giorno e, se necessario, quando il neonato viene cambiato, senza immergere l'area del moncone in acqua fino a quando questo non sarà caduto, al fine di evitare infezioni. Inoltre, è importante continuare a pulire l'area periombelicale fino a quando questo non sarà guarito completamente. È importante una corretta igiene con soluzione fisiologica e il mantenimento del moncone asciutto, al di fuori del pannolino e non esposto a rischio di infezione. Se durante la pulizia si rilevano delle tracce sieroematiche, in genere è sufficiente un'igiene più accurata.
L'uso delle soluzioni topiche dovrebbe essere limitato ai composti essenziali e si dovrebbe provvedere a risciacquare accuratamente non appena lo scopo sia stato raggiunto, in modo da minimizzare l'esposizione all'agente. Inoltre, bisogna ricordare che le soluzioni antisettiche come l'alcol ritardano la caduta del moncone. Al termine di ogni procedura di medicazione del cordone ombelicale è necessario documentare l'avvenuta pulizia, annotando eventuale rossore, odore, secrezioni, edema e la partecipazione dei genitori alla cura del moncone. L'informazione alla mamma e l'identificazione del neonato. Prima di procedere all'esecuzione della tecnica è opportuno presentarsi e informare la mamma sulla necessità e la modalità dell'esecuzione della medicazione del cordone ombelicale. Si invita la mamma ad accompagnare il neonato nella sala medica e ad assistere al momento della medicazione. L'identificazione del neonato deve avvenire con certezza, verificando i dati sul braccialetto identificativo e chiedendo conferma alla mamma dei dati anagrafici. Ciò serve anche per l'esatta compilazione della documentazione clinica. L'esecuzione delle cure igieniche del neonato. Procedere quindi all'esecuzione delle cure igieniche del neonato, importanti prima di ogni medicazione del cordone ombelicale, in modo da poter lavorare su un campo pulito e ridurre al massimo la carica batterica. Il lavaggio delle mani. Prima di procedere alla preparazione del materiale, è importante eseguire il lavaggio sociale delle mani al fine di allontanare la flora batterica presente. La preparazione del materiale. Preparare il materiale occorrente: guanti monouso non sterili, garze di cotone sterili, soluzione fisiologica in fiale, rete elasticizzata, la rete non dovrà risultare troppo stretta, pannolino per neonati. Preparare un pannolino per ogni misura e successivamente scegliere quello più adatto al neonato. L'esecuzione della tecnica. Prima di iniziare la procedura, eseguire il lavaggio sociale delle mani e indossare i guanti monouso non sterili. Sollevare il moncone dalla cute in modo da controllare la cute sottostante e detergerne la base con una garza imbevuta di soluzione fisiologica per rimuovere eventuali residui. Ripetere se necessario. Asciugare accuratamente, tamponando con delle garze asciutte. Quindi arrotolare su se stessa una garza asciutta e avvolgerla intorno alla base del moncone. Posizionare una garza piegata sull'addome del neonato, ribaltare il moncone verso l'alto e coprirlo completamente, comprendendo anche il morsetto. Queste ultime due fasi favoriscono la mummificazione del cordone e quindi il suo distacco e aiutano a prevenire l'insorgenza di infezioni. Posizionare la rete elasticizzata sull'addome, mantenendo il moncone rivolto verso l'alto, in modo da fermarlo ed evitare lesioni da decubito. Posizionare il pannolino al neonato, fissandolo al di sotto del cordone ombelicale. Lo smaltimento dei rifiuti. Smaltire il materiale utilizzato nel contenitore dei rifiuti assimilabili agli urbani, a meno che non sia ravvisata clinicamente dal medico una patologia trasmissibile. In questo caso, i rifiuti contaminati dovranno essere smaltiti nel contenitore dei rifiuti speciali. La fine della procedura. Eseguire nuovamente il lavaggio sociale delle mani. Infine, registrare la procedura nella documentazione clinica, in modo da certificare le prestazioni e riportare eventuali anomalie riscontrate.